ti riporto le prime voci dei tifosi che abbiamo sentito in questi giorni. Kanji pugliese, così vi accomuniamo, gli estranei della difesa promossa. Va bene, sono contento che a livello personale ho fatto una buona partita la prima, però dicevo magari sarebbe stato meglio festeggiare con una vittoria, così tutti sarebbero stati contenti e anche noi lavoravamo meglio sicuramente in settimana, perché quando vinci c'è un altro entusiasmo. Però non penso che gli altri 9 compagni, tranne me e Pugliesi, siano bocciati. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita tutti. Abbiamo cercato per tanti minuti di trovare la via del gol, ma non siamo stati bravi, forse anche brillanti sotto porta, però penso che è stato un buon inizio. Se continuiamo così non sempre riusciremo a finire 0-0. Secondo me qualche gol lo facciamo, perché alla fine se vengono squadre come il Foggia è una partita che se riusciamo a sbloccarla può finire anche 3-4-0 per noi. Quindi penso che complessivamente il Verona abbia iniziato bene il campionato. Se dovessi, visto che sei qua dalla prima ora di questa nuova stagione, se dovessi così disegnare un grafico dell'andamento di questo Verona, la preparazione, il ritiro, le partite di Coppa Italia, quindi vittoria, poi la sconfitta, poi le amichevoli, il campionato, insomma, a che punto siamo? Ma secondo me a livello fisico stiamo bene, perché domenica i crampi sono venuti ai giocatori del Foggia e hanno pensato soltanto a difendersi. Noi invece abbiamo cercato di difenderci, anche se non ci hanno impegnato tanto, però abbiamo spinto per 90 minuti. È dura quando devi spingere, devi cercare anche di farlo con qualità, perché se sbagli non riesci a trovare la via del gol, o sbagli, anche se abbiamo sbagliato molto l'ultimo passaggio, dobbiamo sicuramente migliorare lì. Penso che a questo punto quasi tutti i componenti della rosa siano in condizione, qualcuno un pochino meno, qualcuno più, ma dopo i 90 minuti di domenica penso che tutti ora hanno nelle gambe i 90 minuti di gara per cercare di andare a Lanciano e far bene. Poi ora rientrano anche dei squalificati, dei giocatori che erano infortunati stanno recuperando, quindi penso che secondo me siamo al 75-80%. La settimana prossima si comincia a scendere verso le terre calde del sud. Sì, andiamo a Lanciano, che è sicuramente un campo molto difficile. È un campo che rispetto al Bentegodi proprio è tutto diverso, è molto più piccolo, la gente è lì attaccata. Sicuramente dobbiamo subito entrare con una mentalità diversa, che sicuramente sarà diversa per noi giocare in casa e giocare in campi come Giulianova, come Lanciano, come tanti altri che ci sono giù. L'importante è tirar fuori quella cattiveria agonistica, che ci è mancata forse domenica, e secondo me se riusciamo a fare la stessa partita di domenica con un po' più di cattiveria in più, riusciamo a toglierci soddisfazioni in tutti i campi. Dove lo metti tu, dove lo collochi questo Lanciano? Forse non so, forse è troppo presto, forse adesso davvero sono da mettere tutte alla pari le formazioni con valori tecnici diversi sulla carta. Ma sicuramente all'inizio non si può giudicare una squadra, perché c'è l'entusiasmo, ci sono i nuovi, c'è voglia di fare. Sicuramente Lanciano però si è mosso bene nel mercato, ha preso 3 miei ex compagni di squadra che sono Vastro, Antonioli e Sansone. Poi hanno mantenuto l'ossatura di l'anno scorso, che anche se si sono salvati alla fine avevano giocatori importanti, hanno preso davanti l'attaccante che era qua, era a Capistrano, mi sfugge il nome, e quindi sicuramente sono un'ottima squadra. Poi hanno vinto fuori casa, sono iniziati col piede giusto, ci sarà entusiasmo, secondo me troveremo un campo difficile, sarà dura per noi. Domenica dobbiamo già metterci in testa da oggi che andremo giù e non ci regaleranno niente, perché poi andiamo verso il sud e più giù andiamo più le squadre cambiano, perché anche in Foggia per qua erano tranquilli, e poi quando andremo a giocare fra 3 mesi a Foggia troveremo tutto un altro ambiente, quindi dobbiamo già metterci in testa da oggi. Senti, l'ultima cosa, non l'ho chiesto ai tuoi compagni del reparto offensivo, neanche a quelli del reparto centrocampo, perché che sei un difensore magari puoi parlare più liberamente, manca davvero così tanto questa punta all'LS Verona? Ma secondo me può arrivare un altro attaccante che ci dà una mano per cercare di trovare la via del gol e magari sbloccare il risultato, però quello che vedo io, e anche facendo paragone a squadre che sono stati anni passati, noi abbiamo un reparto offensivo secondo me buono per la categoria, anche con giocatori che potrebbero stare in categoria superiore, perché alla fine
per il modo che giochiamo noi abbiamo Ciotola, Merrettoni, Rantier, Selva, Gomez, Scapini, quindi abbiamo giocatori che se tutti trovano la condizione al 100% in questa categoria possono fare la differenza, togliersi soddisfazione personale e togliere soddisfazione alla squadra. Quindi secondo me già come reparto offensivo abbiamo un ottimo reparto offensivo. Ora sì, domenica non abbiamo trovato via del gol e stiamo qui magari a puntare il dito sugli attaccanti, ma se Berrettoni aveva fatto due gol o Selva o Ciotola, stavamo a parlare che il Verona aveva fatto un'altra partita, aveva schiacciato il Foggia, quindi diciamo che è soltanto il gol, che non è un piccolo particolare perché è importante, perché alla fine si vince facendo gol, però se viene qualcuno ben venga e ci dà una mano sicuramente per centrare l'obiettivo, altrimenti secondo me siamo già competitivi e stiamo bene così. Grazie, ciao.